Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su MotoGP 24 per continuare la nostra carriera pilota. Quest'oggi penultimo episodio in sella alla Honda, signore e signori, perché siamo in Malesia e c'è rimasto solamente questo Gran Premio e quello di Valencia che andremo a vedere nel prossimo episodio. Attualmente siamo in quinta piazza in classifica, abbiamo un discreto vantaggio di 14 punti su Fabio Quartararo e l'obiettivo del turning point attuale è proprio quello di mantenere la top 5, quindi qua in Malesia dovremo cercare in tutti i modi di arrivare davanti a Quartararo in maniera tale da non perdere la posizione in classifica. Nello scorso Gran Premio in Thailandia, purtroppo dopo un ottavo posto nella sprint race siamo scivolati in gara e di conseguenza siamo stati costretti al ritiro. Purtroppo ragazzi è successo, io speravo non succedesse mai e invece è arrivata la caduta anche nella gara lunga, perché già nella sprint ne avevamo avute un pochino. Fatto sta che quest'oggi non dobbiamo pensare al passato ma solamente al presente, dobbiamo cercare in tutti i modi di ottenere un buon risultato qua in Malesia. Nell'FP1 del Gran Premio di Sepang ci siamo classificati quinti con il tempo di 1.59.8. A dire la verità abbiamo preso un distacco considerevole, diciamo, dalla prima posizione occupata da Enea Bastianini, perché lui ha girato in 58.6, quindi un secondo e uno abbondanti, ma comunque siamo stati in grado di entrare nella top 5, il che poteva essere positivo se non fosse che le prequalifiche erano sul bagnato. E quindi sotto la pioggia P17 per noi, che purtroppo non abbiamo ritrovato il feeling che avevamo sull'asciutto e infatti abbiamo fatto una modesta fatica. Questo vuol dire Q1, ma che abbiamo superato relativamente facilmente perché abbiamo concluso in prima piazza rifilando 6 decimi a Maverick Viñales secondo, e tra l'altro Fabio Quartararo parte 13esimo in quanto non è riuscito a superare il taglio del Q2, quindi questa è una buona notizia, anche se non troppo, perché noi, signore e signori, partiremo dall'undicesima posizione, in quanto nel Q2 non sono riuscito ad andare troppo forte, purtroppo non sono riuscito a ottenere un risultato migliore. Siamo comunque la migliore Honda, perché l'unica persona che ci ha finito dietro è Aleix Espargaró con la Honda e il team LCR, però questo comunque vuol dire che partiremo dall'undicesima posizione. Presumibilmente speravamo in qualcosina di più, ma dobbiamo accontentarci. Siamo a metà della quarta fila, per quanto riguarda Quartararo invece è all'inizio della quinta, siamo un pochino più avanti ma considerando le nostre partenze di fatto è come se fossimo già dietro. In ogni caso dobbiamo però rimanere ottimisti ragazzi, perché non sappiamo mai cosa potrebbe succedere. La sprint sarà sul bagnato mentre la gara sull'asciutto, dovremo cercare di ottenere un buon risultato in entrambe le gare e siamo pronti a fiondarcici, ma prima io ragazzi vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi, perché a voi non costa niente e mi date una grandissima mano. Quindi se siete in hype per la prossima stagione e per tutti i contenuti che arriveranno ancora su MotoGP24, iscrivetevi al canale. Non vi rubo ulteriore tempo, andiamo in gara. Siamo nella griglia di partenza della sprint race, signore e signori, partiamo esattamente dalla metà dello schieramento, ovviamente gomma doppia soft, il carburante ho abbassato una sola tacca ma io proverei ad abbassare qualcosina di più, magari proviamo sempre a abbassare le classiche 3 tacche, dai, che credo che comunque col bagnato vadano più o meno bene, anche se in realtà qui a Sepang si consuma di più, quindi facciamo così, abbassiamolo solamente di 2 e non rischiamo. Siamo quindi pronti per andare, signore e signori, obiettivo, fare una buona gara. Siamo pronti per partire, signore e signori, prima dentro, gas a martello e ragazzi... andiamo, parte adesso il Gran Premio Sprint di Sepang. Una partenza non buonissima a parte nostra, ma un'IA che vedo qua abbastanza lenta nella fase precedente alla staccatona di curva 1. Riusciamo infatti a guadagnare tantissime posizioni, qua addirittura ci infiliamo su Pecco Bagnaia e andiamo clamorosamente a occupare una virtuale seconda piazza. Mamma mia ragazzi, si era inaspettata. E adesso abbiamo davanti a noi solo Enea Bastianini. Anche lui mi sembra che sia uscito relativamente piano, io però non ho voluto rischiare, non mi conviene in alcun modo farlo. Quartararo si è già preso un avvertimento noto. Notizia abbastanza positiva per noi, che attualmente però
Seguiamo a ruota il numero 23 in sella all'Aprile ufficiale, Enea Bastianini, con il desiderio di provare magari a vedere se si aprirà uno spiraglio per passarlo, anche se sicuramente sarà difficile. Noi nel dubbio però gli prendiamo tutta la scia, non voglio contemporaneamente però esagerare, perché comunque non ci conviene rischiare di buttare via quella che potrebbe essere una buona sprint race per voler strafare. E allora per me potrebbe anche andare bene così. Temo che il mio giudizio su Bastianini fosse un pochino troppo affrettato, perché comunque mi sembra in ottima forma. Infatti scappa via, penso che Bastianini manterrà la prima posizione senza troppi dubbi. Sarà a noi allora cercare di mantenere la seconda. Intanto stiamo per andare a concludere il primo giro. Andiamo un filino a spigolare. In realtà Bastianini ha spigolato bene, io sono più andato largo e poi ho cercato di riprendermi, ma comunque va bene lo stesso. Andiamo qua a frenare bene in curva 1, ma non esageriamo. Va largo Bastianini, che però comunque nel complesso si rivela essere più veloce di noi. Noi ce la gestiamo con calma, ragazzi, ribadisco. L'importante è mettere più punti possibili tra noi e Quartararo. Poi comunque magari se riuscissimo a portarci a casa un bel podio sarebbe veramente bello. Anche se ovviamente ancora è tutto aperto, ragazzi, non possiamo assolutamente sapere se riusciremo a rientrare nella top 3 alla fine di questo Gran Premio. È troppo presto. Allora io direi di sognare poco e concentrarci di più, perché qua dietro abbiamo comunque un pilota che è il numero uno sulla carena, che è Pecco Bagnaia, che probabilmente credo abbia già vinto anche questo mondiale qua. Se non lo ha già vinto gli manca veramente poco. Qua io ho rischiato di buttare via tutta la sprint e ciò mi sarebbe dispiaciuto. Allora adesso attenzione, ce la giochiamo con calma, ragazzi. Andiamo molto tranquilli in ingresso di curva, in uscita. Cerchiamo di evitare di fare cavolate. Bastianini deve essere un po' la nostra stella polare, un puntino lontano nel cielo che noi cerchiamo di seguire per orientarci. Siamo agli sgoccioli oramai, sta per cominciare l'ultimo giro della sprint race di Malesia. Noi apriamo qua il gas, andiamo proprio full gas, diamo tutta la forza che possiamo sulla manopola della Honda RC213V e comincia adesso l'ultimo giro. Andiamo a frenare qua, cercando di mantenere la nostra Honda il più composta possibile. Non guardiamo nemmeno la classifica, tanto allo stato attuale non ci serve a niente, perché Quartararo è dietro e per ora sta andando bene così. Riusciamo magari qua a uscire bene. Quelli dietro in questa prima parte di pista si allontanano, ma poi si avvicinano sempre alla fine. Andiamo a frenare forte qua, onde evitare di correre rischi che non ci interessano, ragazzi, e dei quali non abbiamo il minimo bisogno allo stato attuale. Bisogna essere molto concentrati, perché comunque il podio ce lo possiamo prendere e allo stato attuale ce lo meritiamo per tutta la gara che abbiamo portato avanti. E allora, ragazzi, attenzione, perché ci avviciniamo sempre di più alla fine della sprint e ci avviciniamo sempre di più a un ipotetico secondo posto, che sarebbe l'ennesimo podio con la Honda tra sprint e gare normali. Poi prima dell'ultimo episodio andremo a fare un calcolo totale di tutti quelli che sono stati i nostri risultati con la Honda e l'andremo a vedere nell'ultimo video. Ah, mannaggia, mannaggia, qua siamo andati oggettivamente larghi. Qua dietro sento Pecco Bagnaia che mi spaventa, perché infatti si avvicina tantissimo. Andiamo a frenare qua.
Non corriamo rischi stupidi, non corriamo rischi stupidi, andiamo ad aprire il gas, scaraventiamo tutta la forza della Honda in uscita di curva e ci portiamo a casa il secondo posto. Mamma mia ragazzi, esulto adesso perché lì per lì all'inizio del penultimo rettilineone mi ero detto cavolo, ho perso il podio, ho perso la seconda posizione. Poi quando mi sono accorto che Pecco non c'era mi sono un attimino tranquillizzato. Mamma mia ragazzi, podio completamente inaspettato nella sprint race con la Honda. Io non ci avrei scommesso un centesimo. E invece siamo sul podio con Quartararo sesto, Vignales settimo, il nostro compagno di squadra è 17° addirittura. Ottima, ottima cosa. In classifica siamo sempre quinti, ma con 19 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, il che ci fa tirare un bel sospiro. Siamo di nuovo sul rettilineo principale dove è tutto pronto per il podio della sprint. È stata una gara davvero emozionante. Le squadre e i tifosi sono al settimo cielo. E dopo il podio della sprint, eccoci qui, pronti, in griglia di partenza per la gara lunga, signore e signori. E qua dovremo cercare di ottenere un risultato almeno simile, diciamo, comunque un buon risultato. L'obiettivo è arrivare davanti a Quartararo, l'obiettivo ancora più generale è la top 10, anche se sicuramente sarà molto difficile perché adesso torniamo ai veri valori in campo. Comunque doppia media come gomme sono quelle che ci consiglia il gioco, considerando i 40 gradi d'asfalto e poi il carburante con un attacco a meno. Insomma, come sempre, vediamo che cosa riusciremo a fare, ma l'obiettivo è ottenere un buon risultato. Eccoci di nuovo in griglia di partenza, signore e signori, pronti per partire. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo, parte adesso il Gran Premio di Malesia. Purtroppo non una buona partenza per noi di nuovo, ma vedo che anche qua la progressione dell'IA non è propriamente ottima. Ci andiamo allora qua ad infilare in curva 1, proprio vicino a Quartararo, con cui c'è anche un piccolo contattino che però alla fine ci vede uscire vincitori. Ci andiamo anche ad infilare qua e ci ritroviamo in terza posizione dietro al duo dell'aprile ufficiale. Una partenza stellare per noi, veramente di nuovo un'ottima partenza. E allora adesso bisogna stare attenti però e cercare un pochino di riavvicinarci alla coppia delle due Verdone qua davanti. E per Verdone stavolta però non intendo le Kawasaki, intendo più il colore sulle grafiche delle Aprilia, che appunto viene vista di color verde, anche se in realtà la moto in sé è più di color nero e rosso. Ma va bene così, non sono queste le cose che ci interessano. Ci interessa per ora l'ipotetica posizione a podio e anche l'avvertimento che purtroppo ho preso per un mio errore. Inseguiamo Maverick Vignales adesso, cerchiamo di usarlo come traino. Bastianini di nuovo in prima posizione, lui che sta avendo un weekend veramente fenomenale, sta folgorando completamente gli avversari. Io lì però ho fatto un piccolo errore, sono andato un pochino largo. Cerchiamo di usarli come riferimento e vedere se riusciamo a staccare un po' quelli dietro, anche se sappiamo benissimo che sarà difficile perché, diciamocelo onestamente, non abbiamo il passo per stare qua. Infatti è un po' un miracolo la nostra attuale terza posizione, non so quanto durerà, ma dobbiamo cercare di farla durare il più possibile. Andiamo a staccare forte qua nell'ultima curva, poi andiamo un pochino larghi. Potremmo vederla però come un'occasione per provare a spigolare il più possibile, anche se spigoliamo ben poco, perché siamo usciti ugualmente larghi, ma manteniamo la terza posizione. Qui poi bisognerà rivedere tutti i punti di staccata oramai. Ah, riusciamo però ad azzeccarlo questo qua, siamo addirittura un pochino più vicini al cordolo, mi sa, del duo dell'Aprilia, con Vignales che qua va abbastanza largo ma poi va a stringere tanto in uscita. Noi ragazzi abbiamo bisogno di una semplice cosa: concentrazione. Ah, è caduto Vignales! Madonna ragazzi, mi sono spaventato, ve lo giuro, ho tirato un urlo perché mi sono spaventato. Ho visto questo qua davanti, non capivo cosa stesse succedendo, talmente tanto ero concentrato sulla guida. È caduto Vignales. È caduto così il numero 12, che ci lascia ad inseguire il suo compagno di squadra Enea Bastianini,
che attualmente occupa la prima posizione. Io devo dire che per ora stavo riuscendo anche a trovarmi abbastanza bene con la mia Honda qua in questo circuito. Dobbiamo assolutamente ritornare un attimo in quello stato che avevo di completa unione con la moto, perché stavo riuscendo ad andare anche abbastanza forte. Sta per cominciare il terzo giro e se tutto va bene lo cominceremo in seconda posizione. Errore, sono largo e passa Bagnaia. Ho sbagliato io lì, ho fatto un piccolo errore. Ed ecco qua che perdo la seconda posizione. E però allora adesso bisogna un attimino rimanere concentrati ed evitare di perdere anche la terza. Mannaggia ragazzi, però che palle. Per colpa mia che sono andato completamente a funghi lì. Ho buttato via il secondo gradino del podio. Qua dietro Arbolino che cosa fa? Mi ha fatto fare delle mosse un po' strane. Ho rischiato di far chiudere l'anteriore. Eccolo qua, Tony Arbolino, che può contare su una Ducati molto più performante ovviamente della nostra Honda. Ma noi possiamo contare su una staccatona che per ora ci concede il lusso di mantenere la terza piazza. Si gira Bagnaia in uscita di curva. Noi invece diamo tanto gas in uscita di curva per cominciare adesso il penultimo giro del Gran Premio di Malesia. Sarà un penultimo giro presumibilmente decisivo, perché abbiamo tutte le carte in regola per provare a mantenere la terza piazza. E noi ovviamente ci dobbiamo e ci vogliamo provare in tutti i modi possibili. Quindi attenzione, dobbiamo spingere, anche se sappiamo per certo che non sarà facile, perché non può essere facile lottare come un pilota forte come Tony Arbolino per il podio in un circuito per noi ostico. E noi comunque ci dobbiamo ricordare che siamo su una Honda. Questo episodio non l'avevo ancora mai detto, so che oramai lo diamo già tutti per scontato, ma dobbiamo ricordarci questo: siamo sulla moto più scarsa, proprio anche in ordine di prestazioni del gioco. Il mio team, il team Repsol Honda, è il più scarso di tutti. Quindi comunque dobbiamo darci una regolata anche in base a quelle che sono le potenzialità del nostro mezzo, che purtroppo non sono alte. Eppure noi stiamo riuscendo per il momento a gestire una posizione da podio, anche se sappiamo che dovremo correre l'ultimo giro e un quarto di fatto completamente in difesa. Bastianini questa gara l'ha completamente dominata, veramente fatto paura Enea questa stagione. Enea è andato veramente forte, l'anno prossimo può essere sicuramente in lotta per il mondiale. Eccolo qua Tony Arbolino, però qua dietro che si fa vedere. Noi andiamo a staccare forte, stacca più forte Arbolino, però potremmo provare a spigolare un minimo qua. C'era Diggia, dove stava andando Diggia? Ci tocca il numero, o meglio, tocchiamo il numero 49, insomma c'è un contatto. Io non me l'aspettavo minimamente di ritrovarmelo lì, Diggia. Ed ecco che abbiamo rischiato di fare una frittata clamorosa, finiamo anche under investigation. Riceviamo un avvertimento noi dentro qua su Arbolino con tanto di contatto. Ci facciamo proprio vedere. Lui però non ha intenzione di mollare. Noi vogliamo provarci dall'esterno perché non sono troppo fiducioso in un ipotetico incrocio. Niente. Oddio, forse qua dentro ci potrebbe essere uno spazietto. No, non c'è. Non c'è. Ci siamo beccati un avvertimento per Diggia. Adesso lottiamo con Arbolino. Attenzione. Dentro qua, dentro, rischia Andrea, rischia, siamo davanti. E siamo davanti, sono proprio entrato a vita persa lì. Sono proprio entrato a vita persa lì perché volevo oggettivamente quella posizione. E attenzione adesso, mi arrivano notifiche che non mi interessano cosa sono, non lo so, non le guardo. Lo scoprirò dopo il video, c'è tempo.
ma non c'è invece più tempo per difendersi. Copriamo su Digia, che nel mentre ha passato Tony Arbolino. Mamma mia ragazzi, mi stanno sudando le mani tantissimo. Oddio Digia! Incrocia piccolo Sbinadero. E poi vado largo, no, non ci credo, mi passa anche Arbolino, no. Anche Martin! No, dai. Chi è? Chi è tutta? Anche Quartararo, no. No, c'è un contatto, entro proprio di cattiveria. Li spodesto tutti, no. No, il podio, no, perdere così il podio, no. P4 così, no, con Digia che si butta dentro di cattiveria. Tantissima gente che in uscita di curva andava più forte. Io proprio lì mi sono detto non me ne frega niente, io entro a gamba tesa senza proprio paura, perché volevo provare a prendermi il podio. Lo perdiamo così alla fine, ma ce lo meritavamo noi sto podio. Ce lo meritavamo noi ragazzi. Che dispiacere. Però quantomeno arriviamo davanti a Quartararo. Però ce lo meritavamo noi la terza posizione. Dai, porca miseria ragazzi, mi dispiace veramente tanto. Però abbiamo 21 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, il che è sicuramente positivo. Però mannaggia. Però almeno c'è da dire che guadagniamo tantissimi punti reputazione e vinciamo il turning point, il che comunque ci rende felici. Vediamo il prossimo turning point quale sarà, anche considerando che sarà per una sola gara, ovvero per l'ultima gara. Siamo davanti a fino all'ultima curva, vediamo di che cosa si tratta. Signore e signori, siamo contro Maverick Viñales, che è il pilota davanti a noi, e sono veramente curioso di sapere che cosa riguarderà questo turning point, perché spero che non mi chiedano di arrivare davanti a Viñales. Ok, dobbiamo battere Viñales, credo, in gara. Sì, ok, dobbiamo battere Viñales in gara, perché comunque potrebbe essere sicuramente comodo, visto che Viñales è il pilota davanti a noi. Quindi dobbiamo provare ad arrivare davanti a Maverick nella gara, e sicuramente noi ovviamente proveremo a farlo, perché comunque è il nostro obiettivo proprio arrivare sempre più avanti possibile. In generale siamo arrivati terzi per punti ottenuti, dopo la P2 della sprint e la P4 della gara. Quanto sto rosicando ancora ragazzuoli, mamma mia. Ma comunque devo dire che possiamo essere relativamente soddisfatti della penultima gara con la Honda. Signore e signori, io vi ringrazio per la visione di questo video e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale ragazzi, perché se queste sono le premesse con la Honda, figuratevi con una moto competitiva che cosa potremmo fare. Vi do appuntamento ad un prossimo video oppure all'ultimo episodio della carriera, e noi ci vediamo appunto direttamente in uno di questi due, che magari potrebbero anche coincidere. Ciao a tutti.